Per i biscotti di Zaira ci serviranno 300 g di zucchero, 300 g di farina, 2 uova, 20 g di cacao amaro, un cucchiaino di cannella, 2 g di bicarbonato, un limone e un'arancia. Ecco, ho la ricetta sotto mano. Loro le chiamavano paste invece che biscotti. La base è simile a una frolla, quindi prendo una ciotola, rompo dentro le uova, aggiungo lo zucchero, la scorza grattugiata di un'arancia, anche quella di un limone. Aggiungo anche un cucchiaino di cannella, metto il bicarbonato e do una prima mescolata. In realtà in questo ricettario c'è anche la storia di questa ricetta, ve la leggo. Queste paste furono fatte per Marietta Rastelli in occasione del battesimo del nipotino. Vennero bene, anno 1940. Speriamo vengano bene pure le mie. Aggiungiamo il cacao. E aggiungiamo la farina poco alla volta. Quando l'impasto diventa consistente, continuo con le mani. E porto l'impasto sul piano. Questo impasto, come qualsiasi frolla, può essere conservato crudo in frigorifero per 2-3 giorni. È bello omogeneo, possiamo stenderlo col matterello. Quindi infarino bene il piano, perché comunque è un po' appiccicosetto. Stendiamo l'impasto sottile ma non troppo, circa mezzo centimetro. Sul libricino in realtà non c'è scritta la forma, però visto che erano per un battesimo ho pensato di farli a fiorellino. Quindi prendo un coppa pasta a fiore e la punta di una sacca à poche che uso al contrario e inizio a dar forma ai biscotti. Quindi prima li taglio col coppa pasta e al centro li buco. E sistemo ogni biscotto su una teglia con carta forno. Belli, vero? Sono pronti per essere infornati. Questo impasto, così come questi biscotti, sono perfetti per gli intolleranti al lattosio. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 15-20 minuti. Li ho sfornati, li ho lasciati leggermente raffreddare e adesso li sistemo in un bel cestino. Ho cercato informazioni su Zaira e i suoi biscotti, in realtà non ho trovato niente, però cercando ho scoperto l'origine del nome Zaira, che è un'origine araba, molto antica, e significa fiore che sboccia. Semplici e buonissimi. Che regalo prezioso questo ricettario, secondo me lo userò spesso. Li ho fatti in casa per voi. Per fare i biscotti di Zaira, in una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero, le scorze grattugiate di un'arancia e di un limone, un cucchiaino di cannella e il bicarbonato. Uniamo anche il cacao e mescoliamo. Aggiungiamo la farina poco alla volta, portiamo l'impasto sul piano, stendiamolo con il mattarello e diamo lo spessore di circa mezzo centimetro. Per formare i biscotti usiamo un coppa pasta a forma di fiore e la punta di una sacca à poche. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 15-20 minuti.